Francesca De André smentisce il flirt con Davide Bombardini, Daniele Interrante è ancora vicino. Francesca De André e Davide Bombardini non stanno insieme, lei è ancora vicina a Daniele Interrante. Nessuna nuova storia d'amore per Francesca De André. La nipote del grande Fabrizio ha smentito i recenti gossip circa una presunta relazione con Davide Bombardini, l'ex calciatore nonché ex compagno di Giorgia Palmas. A Pomeriggio 5, dove la giovane interviene spesso in qualità di opinionista, la figlia di Cristiano De André ha precisato che con lo sportivo c'è da tempo una bella amicizia. I due frequentano la stessa compagnia e capita spesso di uscire insieme. Ma allora cosa significano quelle rose rosse che i paparazzi di Novella 2000 hanno immortalato? Come raccontato da Francesca a Barbara D'Urso, si è trattato di uno scherzo di Davide che l'ha presa in giro ricreando la scena di un famoso film. Daniele Interrante e Francesca De André, riavvicinamento in corso. Smentita dunque la presunta liaison con Bombardini, la De André ha invece confidato che continua a sentire e vedere l'ex fidanzato Daniele Interrante. I due si sono lasciati quasi un anno fa dopo una lunga relazione durata 4 anni. Ma l'ex tronista di Uomini e Donne non ha mai dimenticato la giovane tanto che, secondo i ben informati, negli ultimi mesi starebbe facendo il possibile per ricucire il rapporto. Quella più restia è però Francesca che proprio a inizio 2017 ha preso la decisione di terminare questa importante relazione. Eppure nella De André qualche briciolo d'amore è rimasto visto che figlia d'arte non ha del tutto chiuso le porte all'ex marito di Gwendalina Canessa. Ci sarà presto un ritorno di fiamma? Per il momento non è chiaro anche se, come si sa, in amore tutto è possibile. Francesca De André, il motivo per cui ha lasciato Daniele Interrante. Perché Francesca e Daniele si sono lasciati. Abbiamo avuto una crisi che ci ha toccato in maniera particolare e non siamo riusciti più ad essere sereni. A volte reputo Daniele una persona debole rispetto a me e questo mi limita aveva spiegato la De André a Domenica Live.